Buon ciao raga, benvenuti dal vostro nonno della rete, Perro. Oh, Perro, no, sì, oltre al mio nuovo mazzetto, Perro, La penitenza. per pagare penitenza in uno degli ultimi video, che cos'era? Le boosting delle Pokéball. Sì, delle Pokéball, dove abbiamo parlato un po' dei termini dei giovani, del gioco, della fumetteria. C'era questa penitenza dove chi perdeva, chi vinceva, anzi, chi vinceva decideva una carta sbustata da far montare il mazzetto al perdente. In questo caso io sono stato il perdente, Francesco è stato il vincente che mi ha dato questa bellissima carta Tannicorno, così direbbe dalle mie parti, avere le corna. Allora, ho dovuto creare un mazzetto su Raichu di Alola che ha 110 di punti salute, ha l'abilità Coda Surf. No, scusa, è stato uno dei miei casi veramente difficili. Giuro che lo volevo già fare un mazzetto del genere, però sicuramente non c'era Raichu nei miei piani. Voce rauca, ciao Gemitaiz. Allora, Coda Surf ha un'abilità fantastica. Se controlliamo uno stadio, lui, il Raichu, non ha costo di ritirata. E con tre carte energia incolori fa 70 più ogni energia segnata al Pokémon attivo dell'avversario fa 20 danni in più. In questo meta, dove l'avversario non ha poche carte energia, veramente è figo. Cioè, tipo, come si chiama? Quando giraci farà sempre 70. Non servirà un cavolo. Purtroppo, e io ne ho dovuti Ma montare muore due. Giraci però. Muore però. No, perché? Giraci. È Quanto c'ha? 70? No, 70. di più, C'è di più di no, sì, non si 70. può prendere, no, secondo me ho Non mi 90, ricordo. però è resistente al metallo, Ok, levato questo, io come volevo fare il backstage, cosa che prima o poi farò, di come io creo un deck per farvi vedere, però la voglio fare bene questa idea. Però, allora, avevo due opzioni: o fare un mazzetto elettro, più o meno, o fare un mazzetto anche tanto non ha bisogno di energia elettro, fare un mazzetto un po' misto. Però mi sono buttato su Alola perché mi piaceva il Marowak, anche se sono di diversi tipi, è la stessa carta, uno è psico e uno è fuoco. Oh, lui ha un attacco che si chiama Club di Alola. Fa 20 per ogni Pokémon. Per ogni Pokémon che abbiamo noi con Alola nel nome, fa 20 danni. Fa 20 danni in più. Cioè, no, fa 20 danni per ogni Pokémon di Alola. Perciò può arrivare a fare 120 danni con due carte energia, sempre in colore. E poi, senza carte energia, fa Limbo Limbo. Che figo, Limbo Limbo. Possiamo andare a cercare fino a due carte energia dal deck e a segnare a piacimento ai nostri Pokémon. E ne montiamo tre. Ovviamente, se Alola non poteva mancare Vulpix di Alola, diciamo la carta più forte di Alola. La cosa brutta è che i Pokémon base, sia Pikachu sia Cubone, non sono Alola, perciò il nostro scopo è andarli subito ad evolvere. Servirebbe un bel Leafeon. Ecco, Leafeon era figo l'idea. La Fion o Leafeon? Leafeon. Leafeon, ok. Era figo perché tu facevi il primo attacco ed evolvevi tutte, poi ti levavi la Fion, che non sapeva quasi niente. Anzi, no, perché quello guarisce con le energie, non Sì, l'erba. Chi ha vabbè, sì, l'energia? come le metti? Vabbè, Come? scomodo, Tanto tu appunto. non devi utilizzare. Per fino ad ora no. Sì, vabbè. L'unica carta che ha bisogno di energie sono i Ninetales in questo deck, perché poi monto pure Grimer e Mach, e questi sono i nostri Pokémon di Alola.
Niners è forte perché ha l'abilità figa. Nel senso, contro i Jigs veramente sono un bel cancro. Non subisce danni da Jigs o Jax e contro i Cattereggi ha fatto tanto danni. Ok. È un po' No, triste il deck. non è così brutto se non per il È un fatto che è dito. Raichu il Pokémon. Sì, Raichu è proprio più brutto. A questo Perché punto. Ninetales e Mach in gioco fai veramente male. Sì, ho cercato di compensare il poco degli attacchi grazie all'abilità. Perché Mach neutralizza tutte le abilità dei Pokémon base. Mentre lui. Mentre loro. Vabbè, lui che è la stessa carta. Mentre lei, anzi, femminile. Riesce a pararsi dalle GX e EX. Diciamo sì, è basato tutto su Marowak che dovrebbe attaccare e basta. E basta. Ragazzi, questo è proprio, non dico è forfanno, è più del forfanno, è super forfanno. È forfan GT, forfan super. Ci ho messo un'area del giudizio, una torre dei cieli e un monte del tuono come stadi. Uno per Raichu, almeno con due carte energia, fa il suo attacco bruttissimo. Torre dei cieli per pararci i nostri Pokémon in panchina. E area del giudizio per fare i danni alle Jigs. Per compensare un po' i nostri Pokémon, ci ho messo due bende a scelte e due manubri del culturista. I manubri li consiglio su Ninetales o su Mach e le bende a scelte su Raichu o Marowak. Dato che noi abbiamo quasi tutti fase 1, perché sono loro i nostri Pokémon, il manubrio può fare la differenza. Avendo 5 carte oggetto, ci ho mandato le borse avventure. Avventura. 4 Camilla e 3 Cucui, sempre rifatto per fare i danni in più. 3 Guzman per dare fastidio, un telepatto, due Minor Ball, tre Ultra Ball per scattare Raichu, una comunicazione Pokémon, una barella, uno scambio, vabbè, diciamo gli strumenti, quelli a uno per, e infine ci ho aggiunto la lotteria energia, perché montiamo pochissime carte energie, perché non è che ci servono tanto. Monto 4 doppie, un'energia contrasto, 2 acqua e 2 fata, giusto per i nostri Ninetales. La lotteria energia ci fa guardare 7 carte, possiamo aggiungere una energia tra quelle carte alla mano. È bello che non dice base, perciò possiamo anche aggiungere una di queste 5. Raga, io veramente sono stato in difficoltà. Avrei fatto un deck a Lola, onestamente. Non lo so se poi lo creiamo veramente, perché tra un po' usciranno tutte le nuove espansioni, kit e tanto altro. Questo forse lo caricherò subito, così me lo levo di mezzo. Oh, allora, se volete fare una mazzetta Lola, vi consiglio Marowak per forza, o di mettere i Rattata e Meo e Persia. Raticate e poi Meo e Persian. E montare carte che danno fastidio Al massimo all'avversario. anche il Mach di Alola ci sta. Sì, il Mach è forte. Insomma, Perché? levate Raichu. Sì, insomma, levate. Bastardo. I Raichu di Alola. Detto questo, poi è un mazzetto veramente. Le carte aiuto sono le carte cose in più, però le dovete avere per chi vuole giocare le carte aiuto, le carte allenatore. Per chi vuole giocare pure for fun, comunque sono carte utili che servono. Anche nel più basso, cioè tranne se non giochi proprio così a sfizio, però su carte che servono. Tutto il resto, se devo mettere un prezzo, non arrivi nemmeno a 10 euro. Io l'ho voluto un attimo metterci power up con le reverse, però questo è il deck. Io me ne vado, grazie per la visione. Prima di chiudere, like, iscrizione al canale, commentate, richiedete il vostro deck, fatemi sapere quanto è brutto questo deck. Dal vostro nonno della rete è tutto, ciao, grazie, ciao!